Cari amici, benvenuti all'opera del lunedì. Questa volta eh, l'opera è molto celebre e nello stesso tempo molto misteriosa. Un, un miscuglio che mi piace molto è La città ideale di Urbino, il famosissimo quadro che si trova conservato nella Pinacoteca Nazionale delle Marche a Urbino. e ha una storia affascinante, perché da un lato è opera cerberrima, ma anche al di fuori degli studi storico-artistici. Dall'altra è però circonfusa da una sorta di totale mistero, in questo senso. Prima di tutto, questa dicitura città ideale non è assolutamente antica. È un titolo che è stato dato in modo un po' romantico, se, se, se vogliamo. Eh, eh, a, a, a un dipinto di, di cui in realtà gli studiosi, quando lo hanno conosciuto, non, non hanno capito e tuttora in qualche modo non capiscono il soggetto, l'argomento. Noi, noi sappiamo bene che quando parliamo di pittura antica, del Rinascimento, ma anche del Barocco, non esiste un'opera d'arte pittorica che non abbia un argomento che non rappresenti qualche cosa, la, la celeberrima dicitura tipica delle avanguardie del Novecento senza titolo, attribuita come titolo alle opere, è proprio la negazione di questa mentalità. Un, una caratteristica del contemporaneo è quello di poter concepire un'opera d'arte figurativa che però non rappresenta Nessun argomento specifico, argomento che si possa raccontare. Nell'antico no, è il contrario. Non era concepita l'idea che si potesse dipingere un quadro che non ha argomento. Si potrebbe eccepire che l'argomento della città ideale è una città ideale. Già, ma, ma per poter sostenere questa tesi dovremmo avere delle fonti. Dovremmo conoscere degli scrittori antichi che hanno descritto questo quadro e ci hanno detto che il quadro vuole rappresentare una città ideale. Ma questo è solo un convincimento dei nostri tempi. Il concetto dell'ideale è nostro, della nostra cultura. In realtà non è affatto detto che chi ha dipinto quel quadro volesse rappresentare un ideale astratto, diciamo. È possibile che volesse rappresentare qualcosa di preciso. Gli storici si sono eh, rotti la testa su questo argomento. Hanno fatto bene? È dire di sì, perché il quadro è bellissimo, un capolavoro, è un, un esempio supremo della prospettiva rinascimentale. No? Que quella su cui ironizza Fellini in un suo famoso film, quando la professoressa a scuola deve spiegare ai bambini che cos'è il rinascimento e dice la prospettiva, il rinascimento è la prospettiva, lo ripete come una cantilena, ma c'è qualcosa di vero in questo luogo comune, la grande acquisizione dei maestri del 400, anche un po' precedenti, già nel 300, è l'idea che il quadro può rappresentare la profondità dello spazio e non soltanto la superficie come è accaduto per... Secoli, l'arte bizantina soprattutto. L'occhio viene guidato all'interno del quadro attraverso il, il principio geometrico del punto di fuga centrale, un punto ideale verso cui convergono le linee dello spazio. E chi vede il quadro, il dipinto, vede la profondità prospettica e concentrata in un punto cruciale, che può essere al centro del quadro, può essere un po' più alto, ma comunque. Noi possiamo entrare concettualmente nello spazio dipinto. È una delle cose più belle, diciamo, che l'illusione artistica può dare. Allora, come mai un quadro così significativo? C'è un tempio a pianta centrale, dietro si intravede la facciata di una chiesa, una piazza, due, due grandi piattaforme ai lati e i palazzi di una città indubbiamente, direi anche io, ideale. Le case sono stupende, c'è un clima, un'aria terza, limpida, primaverile, che è pittoricamente realizzata in un modo sublime. Si intravede qualcosa alle finestre, qualche pianticella, qualche, eh, qualche piccolo vaso, eh, degli uccellini, degli uccelli che svolano, in realtà appena appena accennati sulla lontananza delle colline. Dove siamo? Che posto è? Beh, se è ideale, naturalmente ideale, ma in realtà questa mirabile fascinazione visiva, questo plesso, diciamo, strutturale che sia l'uomo più dotto, l'essere umano più dotto, sia quello meno colto, percepisce immediatamente, c'è cioè, l'immensa dottrina geometrica fusa, calata dentro una stesura pittorica di rara bellezza. Non ci sono presenze umane. La porta del Tempio centrale è semiaperta, come se fosse un sacrario, un luogo misterioso che conserva chissà quali ancestrali memorie e una certa suggestione dal Pantheon romano è stata sempre vista in quella immagine. Il Pantheon è il sacrario per eccellenza. Quindi quell'edificio è, è effettivamente magnifico, stupendo, è di grande suggestione. Se noi analizziamo i vari elementi costitutivi, strutturali, ci accorgiamo che tutto è fondato sulla dialettica del numero 3 e del numero 4. Il, 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 tempio, il, il tempio, ad esempio, ha... Diciamo il, il rapporto 2-1, eh, eh, si capisce facilmente. Le, le piattaforme laterali sono basate su quattro lati. È vero, le, i, i, i palazzi sono articolati, alcuni su tre livelli, altri su quattro, composti armoniosamente. La facciata della chiesa che si intuisce, si vede soltanto una parte dietro il tempio a piazza centrale, è certamente tripartita. C'è questa dialettica del 3 e del 4 che naturalmente ha un fondamento filosofico e matematico ben, ben noto. L'equilibrio universale, per così dire, il numero pari e il numero dispari, di cui il dispari è il 3, quindi il numero trinitario, e il numero pari è, 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 il, è il 4. Ma c'è davvero questo progetto dietro, dietro al, al dipinto. E poi, ma insomma, chi lo ha dipinto? Le, le fonti coeve non ci sono, è chiaro che il dipinto è quattrocentesco. Alcuni studiosi, osservando attentamente e guardando bene sugli su acroteri dei, dei, dei palazzi, eh, hanno notato in uno una, una traccia di data o di firma, in realtà mh, non si decifra quasi niente, ma... Studiosi di molto tempo fa ritennero di leggere una data 1470, anche se mal leggibile e un nome un nome che non vi sto nemmeno a riferire perché comunque è, è stato poi vanificato dagli studi successivi. Però che la data sia intorno al 1470. Sì, questo è molto plausibile. Perché è così plausibile? La testimonianza più antica del quadro. È in un inventario del Palazzo Ducale di Urbino. Viene, viene, viene da, da, da Urbino. La, la, prima, la prima testimonianza di questa, della presenza di quest'opera è eh, anche questa: non coeva del 400, ma alquanto successiva. Risale addirittura pensate, al 1775. Quando uno storico, eh, uno scrittore Michelangelo Dolci, non è particolarmente noto, vide questo dipinto. Nel, dalle monache di Santa Chiara a, a, a Urbino e infatti sul retro della tavola di Pioppo perché è Pioppo il, la, la, la tavola su cui l'opera è dipinta, sul retro c'è impresso a fuoco la seguente dicitura: Di Santa Chiara, 39 Urbino. Quindi il quadro oggi sta alla, alla Galleria Nazionale di Urbino. Poi ha avuto tanti passaggi nella storia. Ma la primissima testimonianza archivistica è molto più lontana del 1470, risale al 1599. E nel palazzo ducale di Urbino sono stati nel corso dei secoli redatti molti inventari di ciò che era conservato. In un inventario del 1599 c'è scritto che c'è un quadro longo di una prospettiva antica ma bella, curiosa di finitura di mano di Fra Carnevale. E questo inventario è posteriore all'esecuzione dell'opera di oltre un secolo, quindi è una testimonianza. Fra Carnevale è uno dei più grandi pittori urbinati del 400, quindi la, 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 la testimonianza ha una, un certo interesse. Fra Carnevale è stato un pittore grandissimo, ma noi oggi lo conosciamo poco perché la maggior parte delle sue opere sono perdute. Si conserva fondamentalmente soltanto un'opera, un, un dittico che fra carnevale dipinse per la chiesa di Santa Maria la Bella a Urbino, che oggi, che oggi non è più, più in sede, ma è diviso, è diviso tra due musei americani e in effetti questi due dipinti sono basati su un concetto della luce e della prospettiva che è strettamente vicino a quello che vediamo nella città ideale fra carnevale che si chiamava Bartolomeo Corradini è stato, ce lo, dice, ce lo dicono molte fonti, è stato il maestro di Bramante eh, questa, che, che a sua volta eh, eh, ha poi sviluppato l'architettura eh, come professione ma è nato Bramante come pittore, anche lui come pittore prospettico e poi Bramante è, è, è arrivato a Roma tanti anni dopo la morte del suo maestro, è diventato l'architetto di San Pietro, ha chiamato a Roma Raffaello Sanzio, facendogli affidare l'incarico a Raffaello di affrescare le stanze vaticane e la prima grande opera che Raffaello ha fatto nelle stanze vaticane è sostanzialmente scusate, una città ideale, cioè la scuola di Atene. Se, se noi eh, andiamo a rivedere il mirabile celeberrimo affresco della scuola di Atene, vediamo lo stesso identico concetto strutturale e spaziale della città ideale di Urbino. Quindi il legame, di, di, eh, essendo Raffaello proveniente dalla scuola Urbinate, il legame con la figura di Fra Carnevale della città ideale di Urbino è lampante. Dunque è probabile che la città ideale di Urbino come dice quell'inventario, sia veramente un'opera realizzata poco prima del 1470, in realtà perché è morto Fra Carnevale, eh, da Fra Carnevale o perlomeno da qualcuno del suo stretto entourage. Eh, perché? Con quale, con quale senso? Con quale significato? Beh, l'architettura la, di pianta centrale è, è, è ispirata a un celeberrimo progetto di Brunelleschi, il grande architetto fiorentino, che proprio negli ultimi anni della sua vita progettò la prima idea di un edificio a piazza centrale, pensata eh, presso il eh, convento di Santa Vera degli Angeli a Firenze. Questo edificio fu iniziato nella costruzione ma mai terminato. Oggi esiste ancora ma è, è completamente rifatto e nessuno percepisce più il progetto brunelleschiano che però fu... Di enorme importanza. Il legame con la cittadella di Urbino che potrebbe in qualche modo citare questo progetto brunelleschiano. È questo eh, il, quando, quando eh, Brunelleschi lasciò, lasciò incompiuta questa opera, eh, dopo un po' di tempo, eh, Cosimo il Vecchio dei Medici a Firenze che aveva l'intenzione di creare una, una sorta di grande accademia de, degli artisti. Eh, pensò di utilizzare quella struttura, quella, quella struttura incompiuta da sistemare come sede dell'accademia de, dell che avrebbe voluto creare, dove pittori, scultori e architetti avrebbero trovato la loro casa naturale. Lo, lo, lo racconta uno storico, eh, forse uno degli storici più importanti dell'epoca, che è Vespasiano D'Ambistici, che scrisse, scusate amici, scrisse una vita. Di Cosimo dei Medici e attestando questa grande impresa che non si poteva mai fare. Ebbene, Vespasiano da Bisticci è l'uomo che sistemò e ordinò la biblioteca di Federico da Montefeltro, cioè il duca di Urbino. Allora, attraverso questa grande figura di intellettuale potrebbe essere che sia nato il quadro della città ideale, potrebbe averlo concepito e suggerito. A, 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 a Montefeltro, appunto Vespasiano da Bisticci, come emblema dell'Accademia de, de, degli Artisti. Lì veramente c'è l'ideale, cioè rappresentare un'opera d'arte destinata certamente alla Biblioteca di, eh, di Federico da Montefeltro, rappresentare questo ideale dell'Accademia delle Belle Arti che in effetti Cosimo non poteva concludere, ma il, il legame tra Cosimo, cioè dei medici, la cultura fiorentina e quella urbinata, è uno dei grandi fondamenti del pensiero rinascimentale, che poi sarebbe approdato a Roma con Raffaello. Allora, sì, è possibile. La città ideale di Urbino è la rappresentazione di un ideale di cultura, di accademia di, di tutte le arti. Vero, di tutte le arti, in una immagine emblematica impostata sulla prospettiva rinascimentale fiorentina e potrebbe essere stata destinata appunto agli ambienti in cui Federico da Montefeltro coltivava le attività culturali di cui fu in effetti uno dei più grandi promotori di tutta la storia dell'umanesimo italiano, certo un'opera d'arte di un fascino veramente enorme.